Senza parole è il plus del colore. Questa è arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Eh sì ragazzi, strano a dirsi, ma oggi sono quasi senza parole. Su Arte per te è arrivato il colore. Sono anni che parliamo di colore, di colori. Ho recensito ogni tipo di materiale qui su Arte per te e naturalmente tutto ciò che ho recensito era bellissimo. Ma oggi mi accingo a farvi vedere e conoscere un qualcosa di realmente straordinario, un plus, come ho detto nell'intro, qualcosa che non ha nulla a che vedere con i prodotti industriali, qualcosa che non ha nulla a che vedere con i prodotti che usiamo tutti i giorni, veramente il lusso per gli artisti, ma non il lusso fine a se stesso, ma il lusso del disegno, del pastello, il lusso del vero colore. Oggi è arrivata su Arte per te la Maison du Pastel. La Maison du Pastel è una delle più antiche, forse la più antica casa di pastelli nel mondo. Per intenderci, sono i pastelli con cui disegnava Cézanne. Non è una cosa così, sono dei gioielli. Vi faccio vedere la campionatura che mi hanno mandato. Voi direte: ma sono dei pastelli così frammentati? Questi ragazzi, questo anzi ragazzi, è un tesoro. Questi sono dei piccoli blocchi di diamanti poggiati su questa confezione. Vi faccio proprio capire tramite la mia esperienza il piacere sensoriale di avere un prodotto di questo genere tra le mani. Oggi vi faccio vedere il tratto e vi spiegherò appunto la sensazione che si ha nel tratteggiare qualcosa. In un prossimo video realizzeremo qualcosa insieme con questi pastelli. E allora spostiamoci sul piano da lavoro e andiamo a provare questa meraviglia. E vi giuro ragazzi, sono emozionatissima. Ed eccoci pronti per scoprire insieme la meraviglia del disegnare con i pastelli della Maison du Pastel. Oggi un video in cui vi faccio vedere proprio il passaggio del colore, il rilascio del pigmento, quanto questi colori siano eccezionalmente corposi, setosi, vibranti, con delle tonalità pressoché uniche al mondo. Capirete la differenza tra un pastello di altissima qualità, qua siamo con dei fuori gamma, non siano prodotti industriali, sono prodotti singolarmente, uno per uno fatto a mano, dei prodotti eccezionali. Vengono venduti in queste confezioni di cartoncino stupende, piene di storia, di poesia e di solennità, con questo timbro a posto. Eccoli qua. A me naturalmente hanno mandato una serie di sample e poi due interi pastelli che sono veramente un lusso da avere tra le mani. Ovviamente a me hanno mandato una gamma colori molto ampia per farmi provare e per farvi vedere un buon numero di colori. Già a vederli, guardateli, hanno una squillantezza e una compattezza vellutata, sono veramente meravigliosi. Ora ad uno li passeremo sul foglio e io vi farò vedere il tratto originario, il tratto sfumato al dito e poi il tratto sfumato a sfumino e a pennello. Per pennello prendo un tintoretto sintetico smeraldo perché è flessibile ma nello stesso tempo morbido, ma nello stesso tempo non perde la forma e non ruba troppo colore. Allora, comincerei dal più chiaro e via via andrei per il più scuro. Proviamo subito il bianco. Che bello! Allora, eccolo qui. La sensazione è che il bianco naturalmente sarà quello che vedrete meno. Molto semplici da stendere, molto semplici e vedete una volta che passate il dito tutta la materia viene carpita da esso e viene stesa e presa dal foglio, guardate. Quindi per quanto tutta la polvere di pigmento verrà a far parte dell'elaborato, quindi ora voi non state vedendo più niente, io invece lo vedo e posso assicurarvi che è una bellissima stesura. Idem con pennello. Guardate, non si spreca nulla, vedete come la polvere piano piano scompare e si fonde con il supporto.
Questo è l'importante, che non ci sia spreco, ma che ci sia soltanto disegno. E il bianco, vabbè, lasciamolo lì che non si vede. Adesso passiamo ad un rosa e vediamo se riesco. Allora, il colore si presenta morbido, ma non burroso come uno può pensare. La struttura del gesso, la materia del gesso è come se fosse veramente pestata a mano. Io adesso non so se effettivamente lo sia. Se volessi dare una sfumatura maggiore, lo passerei ovviamente a pennello. Vedete come si sfuma tutto più delicatamente. Ma adesso vi lascio il tratto direttamente e voilà. Dopo il rosa vi farei vedere il passaggio di questa sorta di magenta. È stupendo, una sorta di rosa fucsia, un rosa fragola molto bello, che voglio lasciare mezzo appena passato e mezzo un po' sfumato. Madonna mia, mamma mia, che vibrazione del colore, mamma mia che profondità. Continuo. Rosa pesca, stupendo. Continuo con un rosso. Alterno un po' i toni, eh? Wow, che pienezza! Voi non potete immaginare che pienezza abbiano questi colori. Mamma mia! Un carico di colore pazzesco! Guardate quando uno tocca il pastello cosa succede. È meraviglioso, un blu viola pearlescente, meraviglioso, guardate qua, meraviglioso, è un qualcosa di spettacolare, profondo, vibrante, pazzesco. Non si vede più la carta perché è sepolta da un profondo strato di pigmento che la riempie e la fa risaltare, stupenda, la rende un velluto, la carta diventa un velluto ed è spettacolare. Procedo con un blu opaco, proprio il rilascio del colore è generoso, pieno, vellutato, non rimane, malgrado abbiano un segno così forte, no, al passaggio e siano così presenti, non rimane al momento della sfumatura nessuna strisciata del segno. La cosa impressionante è questa, perché quando uno rilascia un tratto di colore così presente, la paura per una persona che usa il pastello è quella che la strisciata principe di colore rimanga in evidenza sotto la sfumatura. Invece no, scompare totalmente e rimane soltanto ed esclusivamente la parte di velvet, la parte di texture omogenea, stupenda. È un'esperienza assolutamente nuova anche per me, perché al passaggio non sono morbidi e friabili, rilasciano pigmento, che è una cosa diversa. E il pigmento che rilasciano è un pigmento che satura la grana della carta, ok? Quindi non è una cosa morbida, scioglievole, quella che avete tra le mani, è un pastello consistente, con una sua forza e con un suo attrito sul foglio, quindi lo sentite al passaggio, ma nello stesso tempo, nel momento in cui decidete di lavorarlo, si spande, è come se si offrisse al calore delle vostre mani, è come se si spandesse seguendo la vostra volontà. Lui ha un carattere forte, deciso, scioglievole anche, di prestante, però poi quando il vostro gesto lo plasma, lui prende la sensibilità del vostro gesto. È una cosa strana, ma vi assicuro che è così. Tutta la polvere ancora è qui, la sto conservando gelosamente, voglio farvi solamente vedere la gamma colori. Guarda, vi muovo un po', vi metto in evidenza un po' la brillantezza del colore. Stupendi, stupendi. Qua c'è il bianco, voi non lo vedete, io invece lo vedo molto molto bene.
E ora diamo il via ai nostri soliti esperimenti, giusto? Con un pennello. Guardate come si riesce a tirare morbidamente il colore col pennello asciutto. E guardate come si allunga il colore, guardate quanto diventa delicato. Non perde il tono, ma lo si riesce a diluire nell'andamento. Questo perché lo faccio? Perché alcune ombre si possono tranquillamente aiutare con un pennello. Stessa cosa vale per lo sfumino. Anche la sfumabilità a sfumino è un piacere, perché come vedete il colore si allunga ma non perde minimamente di intensità. Sicuramente però si perde il gusto di sentire il pigmento sotto le dita, che io con un pastello così vi consiglio. A meno che non vogliate provare ad acquerellarlo, e allora, oh mio Dio, guardate. Oh mio Dio, guardate cos'è, delicato, trasparente, trasparente, come un acquerello, ma con una corposità che meraviglia. Andiamo con un colore più scuro. Mamma mia, ma state riuscendo a vedere cosa fanno questi pastelli? Oh mio Dio, bellissimi. E come vedete l'acqua, no, non lo vedete, l'acqua non si sporca, perché il pastello, e lo si vede, rimane tutto catturato sulla carta, è una cosa pazzesca. Il tono non si diluisce, rimane fedele sia nei toni quando si parla di acquarellatura che di intensità quando si parla di allungamento di spolveratura a pennello o a sfumino. Sicuramente, per quanto mi riguarda, con dei tesori così tra le dita, il modo migliore per goderne è proprio colorarsi le dita, fondere il pigmento col proprio con il calore delle proprie dita, far sì che questo pigmento viva grazie al nostro calore e al nostro umore. Certo, le mani poi vi diventeranno così, ma nulla importa, perché è un valore aggiunto, poi ci si lava facilmente. Un'emozione straordinaria, mai visto un rilascio di colore così generoso e compatto allo stesso tempo, mai visto un colore così vibrante ma compatto, vellutato, è come se venisse fuori dal foglio. Io non so se la videocamera lo fa vedere, ma è proprio come se il colore fosse aggettante rispetto al foglio. Bene, spero che questo video vi sia piaciuto. Io non so se vi è fatto piacere scoprire insieme a me questa tipologia di prodotto eccezionale. Non era mai stato tra le mie mani, quindi per me è anche emozionante adesso. Per esempio, io non lo lascerò così, adesso fonderò tutti i colori insieme. A presto con un disegno fatto con questi pastelli. Allora, vi lascio le foto e ci vediamo dopo.
come scrivono? Avete visto cosa sono? Avete visto cosa creano? Metà del lavoro lo fanno loro. Allora ragazzi, non sono pastelli che consiglio a chiunque, hanno un costo molto elevato, questo è un bene di lusso anche per i disegnatori, per gli illustratori. I pastelli si aggirano tutti in un range di costo che va dai 16 ai 24 euro per pastello intero, cioè che si presenta così. In realtà ragazzi, quello che dovete sapere è che questi pastelli sono proprio delle mestiche uniche, fatte con polveri preziose, fatte con materie prime preziose e mestiche di appunto omogenizzazione, che rendono questi pastelli cedevoli al punto giusto, scriventi al punto giusto. È come avere dei pezzi di velluto, guardate la vividicità dei colori, sono meravigliosi. Quindi hanno un costo, di conseguenza non direi, per intenderci, io non li avevo mai comprati. E quando Gabriele ha contattato la Maison du Pastel per chiedere una collaborazione, io l'ho quasi rimproverato perché non mi sentivo all'altezza di avere questo prodotto tra le mani. È un prodotto da grandi artisti, è un prodotto che si può regalare però per esempio per una laurea, ma è un prodotto di cui non bisogna necessariamente privarsi visto l'elevato costo, perché come scrivevo tra i commenti quando ho pubblicato la foto della scatolina, è bello anche potersene regalare uno al mese. Uno mette 20 euro al mese nel salvadanaio e a fine anno si compra una confezione da 12 o 12 pastelli singoli nei colori che preferiamo. Immaginate che la Maison du Pastel non ha un negozio in cui si va, si entra la mattina all'ora che si vuole e si sceglie il pastello. La Maison du Pastel riceve soltanto un pomeriggio a settimana su appuntamento e per 2 ore circa, non di più. Quindi è una sorta di caveau del colore all'interno del quale andarsi a rifocillare del benessere del genere primario di ogni artista, il colore puro. Sono dei pastelli meravigliosi, spero di non averli fatti sfigurare con la mia descrizione. Questa di oggi non vuole essere assolutamente una recensione, perché io non sono assolutamente nessuno per recensire la Maison du Pastel della famiglia Rocher. Ringrazio Isabella e Margaret per aver ceduto un tale tesoro ad Arte per Te, sono felice di averveli fatti conoscere e vi auguro di possederne tutti una confezione un giorno. Io questa la userò in moltissimi tutorial di Arte per Te, perché merita la massima evidenza e merita di essere usata per voi, per arricchire la vostra conoscenza, perché io senza di voi non ne sarei mai entrata in possesso e questo lo so molto molto bene, di questo vi ringrazio. Bene, per conoscere la meraviglia della Maison du Pastel, allego tutti i link della Maison qui giù nel box informazioni. Scoprirete una storia centenaria di questi pastelli, scoprirete le mani attraverso cui sono passati, scoprirete l'amore con cui vengono creati, scoprirete veramente tanto e vi innamorerete, capirete così il perché del mio entusiasmo nel parlarvi di questi pastelli. Non li chiamo colori, sono i pastelli più belli del mondo, qui su Arte per Te, per voi ragazzi. Quindi grazie Margaret, grazie Isabel, grazie la Maison du Pastel per fornirci di queste rarità stupende. L'eccellenza della pittura spero presto tra le vostre mani. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto, alla prossima volta con un altro video. Ciao!